quest'oggi inauguriamo una nuova rubrica che possiamo descrivere come una sorta di collezione di mini review di giochi piccini, principalmente PC VR, usciti in qualche bundle in giro per il web o dal prezzo spropositatamente basso fin dal lancio. Giochi da bundle vuole essere uno speciale, forse mensile, in cui analizziamo quei titoli che difficilmente prenderemo in considerazione singolarmente, quelli che a occhio sembrano bruttini e poi si rivelano effettivamente ciofeche oppure opere di valore. Nello speciale di oggi vi raccontiamo tre titoli e ve li sveliamo in ordine di gradimento, da quello che ci è piaciuto di meno a quello che abbiamo apprezzato di più. Acquistato in un bundle da qualche euro pochi mesi fa e uscito dall'Early Access a settembre, The Robot è un gioco d'azione in cui impersoneremo un gigantesco robot dalla devastante forza distruttiva. Nei panni del metallico gigante ci muoveremo tra diversi livelli, con l'unico obiettivo di seminare più caos possibile attraverso l'uso delle mani o sfoderando pittoresche armi da fuoco. Da fucili sparatornado a pistole gravitazionali, l'armamentario di V-Robot risulta subito divertente grazie all'effetto sorpresa, ma stanca veramente troppo in fretta. Avere il solo obiettivo di distruggere palazzi e nemici in ambienti relativamente piccoli risulta stucchevole sul breve periodo, nonostante una buona realizzazione tecnica e un estro visivo piacevole. Una modalità PvP in cui si combatte contro gli amici distruggendo contestualmente la città non aiuta, a causa dei soliti server vuoti che siamo ormai tristemente abituati a sorbirci su PC. V-Robot è quindi un titolo che sembra meglio di quello che è realmente, onesto se acquistato in bundle con altri titoli meritevoli per pochi spicci, ma che non merita senza dubbio i 15 euro richiesti a prezzo pieno. You see, the local garrison has asked us to be on the lookout for wanted criminals operating in this area. RPG Merchant a una prima occhiata sembra una porcheria inconcludente. Ricordo ancora quando lo comprai in bundle con un'altra manciata di titoli, l'ilarità che mi suscitarono concept e screenshots che mi spinsero addirittura a non volerlo aprire per alcuni mesi. Da una parte avevo ragione, il titolo di Skyward Digital si presenta malissimo, con una grafica orrenda, animazioni da quinta generazione e un commento audio discutibile. Tuttavia il concept, nella sua follia, riesce a dar vita a un gameplay semplicissimo ma piuttosto divertente. Jinga, Duma. In RPG Merchant saremo, come suggerisce il titolo, il mercante di un mondo fantasy proprio dei giochi di ruolo. Nel nostro piccolo negozio verranno a farci visita i personaggi più iconici del genere, tra cui ladri, nani, orchi e guerrieri. Quando gli NPC si avvicineranno al bancone, restituiranno un'icona contenente l'oggetto che vorranno comprare. A questo punto dovremo prendere il suddetto oggetto, impostarne la rarità e consegnarlo all'NPC, raccogliendo il denaro e inserendolo nella nostra riserva privata. Onda dopo onda, le cose inizieranno a farsi sempre più complesse, con un numero enorme di acquirenti a far la fila, rapinatori che vorranno derubarci e furbetti che scapperanno senza pagare. Per fermare gli impostori, potremo quindi impugnare una delle armi a disposizione e eliminarli, rendendo nuovamente sicuro il negozio. Un metodo un po' fascista, ma il contesto se lo fa perdonare. Il titolo presenta inoltre una buona quantità di contenuti, da un'imprevedibile modalità storia a due wave mode, fino a challenge speciali con regole uniche. RPG Merchant costa 9 euro a prezzo pieno, chiaramente ancora troppo per quello che è, ma se vi capita in un bundle può risultare un titoletto divertente senza pretese. Sul podio del trittico troviamo invece Kartong. Il secondo titolo di Survive Studio si presenta come un'avventura che strizza l'occhio a roguelike, viaggiando tuttavia su un binario tutto suo, che riesce a risultare sempre soddisfacente. Nei panni di un personaggio indefinito ci ritroveremo ad affrontare 20 livelli in un mondo fatto quasi esclusivamente di cartone. L'obiettivo di ogni livello sarà quello di recuperare degli speciali ingranaggi, arrivare alla fine del percorso, aprire la porta e passare al successivo. Le cose sarebbero piuttosto semplici se non ci fosse nulla a ostacolarci, e infatti il mondo di Kartong è pieno zeppo di insidie. Da mostriciattoli orrendi a trappole mortali, tutto nel titolo di Survive Studio tenterà di farci la pelle, costringendoci a un approccio stealth e ragionato, sbirciando oltre i muri e aguzzando le orecchie prima di compiere il passo successivo. Fortunatamente potremo contrattaccare. Dentro alcune invitanti scatole regalo troveremo infatti armi di vario tipo, da pistole ad aria compressa a balestre da caricare con una moltitudine di oggetti legati all'ambiente. Inoltre potremo decidere se disattivare le trappole sparse per strada o sfruttarle a nostro vantaggio, portando i nemici a una morte involontaria ben poco onorevole. Il bilanciamento del gameplay risulta quasi commovente per come sono ben implementate tutte le meccaniche, restituendo tra le altre cose un'immediatezza e una semplicità d'approccio lodevole e ad oggi necessaria. Tuttavia l'aspetto più impressionante di Kartong si rivela sul fronte artistico.
I mondi di gioco, così come il character design degli avversari e il respiro generale, riportano alla mente i migliori lavori di Harry Selick, il Tim Burton più ispirato, e alcuni classici videoludici come Oddworld e Rayman. La realizzazione tecnica risulta in linea con tutto il resto, grazie a una stabilità pressoché perfetta e un ottimo utilizzo dell'engine grafico. Cartong è un gran titolo, meritevole addirittura dei 14 euro che chiede a prezzo pieno, nonostante una durata non eccelsa. Se lo trovate in bundle, questo dovete necessariamente farlo vostro. Si chiude qui il primo episodio di Giochi da Bundle, che vede uscire sconfitto V-Robot, in seconda posizione l'insospettabile RPG Merchant e vincitore l'ottimo Cartong. Troppo spesso giudichiamo un libro dalla copertina, questo specialmente in VR è un grosso errore. Dietro un titolo che si presenta dignitosamente può nascondersi un pessimo gioco e dietro una presentazione goffa e impersonale si può trovare un titolo divertente. Nel prossimo episodio vi racconteremo altri tre titoli analoghi trovati tra i bundle VR di Indiegala e la sezione meno di 5 euro su Steam. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, se il format vi piace e quali giochi da bundle potremmo portare nel prossimo episodio. Le parole d'ordine in questa rubrica sono risparmio e insospettabile.